Siamo con Stefano Dari, il responsabile tecnico di questa Summer League. Ci siamo sentiti all'inizio della manifestazione, al termine della prima giornata, e vi ho detto che sarebbe stato un torneo spettacolare e quanto mai equilibrato. Abbiamo visto le semifinali di un livello agonistico tecnico spaventoso e soprattutto combattute fino all'ultimo, quindi la tua previsione è rimasta azzeccata. Indovinato tutto. Cioè, partite equilibratissime, grande incertezza sugli esiti del 90% delle partite, grande incertezza sull'esito anche finale e soprattutto credo, come hai detto te, che sia stato uno spettacolo sia tecnico che atletico che fisico veramente, veramente di buon livello. Te diciamo che sei come in una società, scusami il paragone, come potrebbe essere il direttore sportivo in una società, quindi quando le cose vanno male, se si prende un giocatore scarso è sempre colpa del direttore sportivo, però d'altronde se il livello della squadra è alto il merito è del direttore sportivo. Il livello di questa Summer League è cresciuto notevolmente, quindi direi un grande merito al responsabile del settore tecnico. Raccontaci un po' come un consiglio che potresti dare a un ragazzo che magari voglia fare quello che fai te e voglia portare un giocatore di così alto livello in una manifestazione del genere. Diciamo che partiamo dal presupposto che avendo lavorato per tantissimi anni e tuttora lavorando per tantissimi anni nei settori giovanili ho una conoscenza abbastanza profonda di annate ed annate, giocatori. Poi chiaramente chi fa il mio lavoro e lo fa di professione deve chiaramente essere aggiornato su tutto quello che è il mondo dei campionati nazionali, dei campionati regionali, dei settori giovanili, quindi, ma non credo assolutamente di essere dissimile da tantissimi altri colleghi che conoscono alla perfezione tutto il sistema e comunque hanno una conoscenza approfondita come ce l'ho io, quindi diciamo chi ricopre questo ruolo in qualche modo, se lavora nei settori giovanili o comunque lavora nel basket a livello professionale, ha a disposizione una quantità di informazioni tale da poter anche reclutare giocatori importanti per questa Summer. Poi io credo che il resto la faccia un po' anche il passaparola, nel senso che quando abbiamo deciso con Matteo, anche con gli altri colleghi e con tutte le componenti dell'organizzazione di alzare il livello qualitativo della Summer, è normale che piano piano abbiamo cominciato a mettere dentro giocatori sempre più competitivi, poi alla fine chiaramente è stato anche un po' un effetto domino, quindi alla fine tutti venivano appositamente a giocare perché magari veniva lui, allora ci posso giocare anch'io, e siamo arrivati poi ad avere un livello così alto stagione dopo stagione. In qualche modo è stato un po' una normale evoluzione, anche se mi consenti devo dire che quest'anno secondo me l'edizione è stata talmente diversa, talmente più importante, talmente più competitiva delle altre, perché c'era un livello medio-alto generalizzato e distribuito in tutte le squadre, mentre negli anni passati comunque te iniziavi la Summer e sapevi che potevano arrivare in finale questa e quella, o comunque c'erano due o tre alternative. Quest'anno veramente io sfido chiunque a prevedere una finale del genere. Ma perché? Perché le prime 8-9 squadre avevano tutte la possibilità di arrivarci, perché erano tutte squadre di livello alto e il livello era estremamente distribuito. Infatti è stata definita, la mia osservazione è questa, è stata definita la Summer delle sorprese, cioè c'erano squadre sicuramente un po' più attrezzate di quelle arrivate in finale, che però il pronostico è stato ribaltato e sono arrivate in semifinale, chi è ai quarti, chi è uscito prima. Forse questo è il bello di una Summer a differenza di un campionato tradizionale. Io non sono d'accordo sul fatto che le due squadre che sono arrivate in finale abbiano rappresentato un po' una sorpresa. Io credo che avessero degli organici estremamente competitivi e erano sicuramente nel lotto molto numeroso di squadre che potevano vincere. Chiaramente durante il percorso hanno pagato probabilmente le scelte anche degli allenatori di costruire dei roster ridotti, perché comunque giocando in 7, giocando in 8 al massimo, hai la possibilità di trovare degli equilibri, di portarli avanti e di fare in modo che poi, cambiando pochissimo in corsa, magari poi riesci a portare a casa anche un risultato. Altre squadre che magari avevano a disposizione 10 giocatori, una profondità di roster magari più ampia, però anche
degli equilibri magari difficilmente gestibili, hanno ceduto il passo. Però secondo me la differenza fra la prima e l'ottava, come hanno dimostrato proprio le final eight di questa manifestazione, era talmente ridotto che anche l'ottava secondo me poteva vincere tranquillamente la Summer. A conclusione della manifestazione ti vogliamo chiedere un insulto a Matteo Bruni. Matteo Bruni è un ciccione. Dai, facciamo un saluto e un ringraziamento che vuoi fare. Non scontato, ringraziamento, ringraziamento a Matteo Bruni è proibito. Allora, non scontato. Allora, io dico che io sono, si può, scendiamo un po' nella goliardia. Allora, io sono livornese. Aver visto tanti livornesi a giocare questa Summer, tanti livornesi in finale, e una squadra che ha vinto con a matrice livornese, due allenatori livornesi che sono giocati la finale, eccetera eccetera, io direi che forza Livorno. Forza Pisa, naturalmente. Ringraziamo Stefano e speriamo l'anno prossimo di rivederti al team.